Buonasera, ben ritrovati con i pazzi di rugby e stasera siamo veramente in tanti, tanti ospiti e anche un collegamento. Allora, al mio fianco una buona serata a Doriano Faccin della Rugby Francia Corta, benvenuto. Grazie. Grazie e buona serata a Stefano Migliorati. Buonasera, grazie. Gianluigi Zucca. Ciao. E poi gli ospiti che arrivano niente meno che dalla Puglia. Esatto, vi ringraziamo. In transito nella nostra città. Allora, un saluto a Dario, ciao. A Cristina, ciao. A Roberto, ciao. E poi a questi nostri piccoli amici, ditemi come vi chiamate, anche se non si sentirà. Ettore? Agostino. Riccardo. E Riccardo, ecco, bravi, vedete che loro sono già una bella palla da rugby. Invece a Roma in collegamento, e ci colleghiamo subito perché così poi so che ha un impegno, Gianluigi Russo, che è già in collegamento con noi. Buonasera Gianluigi, ciao. Bene, ciao, buonasera a tutti, tutti pazzi di rugby. Siamo, allora, ti vediamo perfettamente, vediamo che, allora, dicevi che sei a Roma. Gianluigi è un rugbista, ovviamente, rugbista che gioca ancora nelle squadre old. Raccontaci un po'. Sì, dunque, vabbè, dopo un passato giovanile in squadre come Livorno Rugby, e quindi Piombino, quindi altre squadre, e adesso mi occupo appunto di rugby old, quindi gioco nella squadra dei Tasci. I Tasci sono una squadra che sta, diciamo, a nord di Roma, tra Monte Virginio e Oriolo, e beh, facciamo tornei, ci divertiamo, gran bei terzi tempi, così. Sappiamo anche che hai un impegno nel sociale. Sì, beh, allora io ho un'iniziativa che porto avanti, che poi appunto posso condividere con tutte le onlus che possono essere interessate, ed è praticamente quella di mettere a frutto la mia esperienza nella vita normale, quindi professionale, una vita appunto passata nel commerciale su vari fronti, e quindi ho costruito un progetto di marketing etico, e quindi che permette ad una onlus di ricevere in buona sostanza donazioni da iniziative commerciali, le stesse che comunque verrebbero portate avanti su prodotti che verrebbero normalmente acquistati da qualsiasi diciamo sostenitore della onlus oppure tifoso di una squadra. Quindi fare sinergia, mettere insieme gli acquisti in maniera che da ogni acquisto possa derivare un importo che va in donazione, beh, questo mi sembra un bel progetto, no? Beh, quindi sei praticamente perfettamente in linea con il progetto dei pazzi di rugby. Il terzo tempo com'è dalle tue parti? Eh beh, il terzo tempo dei Tasci è forse uno dei migliori terzi tempi a livello Italia. Cioè, parliamo di cinghiale, parliamo di cose, insomma... Pesante, si va pesante, si va. Pesante, sì, andiamo sul pesante noi. Allora Gianluigi, ti ringraziamo per essere stato con noi questa sera. È ottimo e molto interessante il progetto. Immagino che il tuo progetto appunto è di queste revenues che arrivano alle onlus sia in pieno sviluppo e molto conosciuto anche dalle associazioni, ma comunque eventualmente ci auguriamo che anche questa nostra chiacchierata possa mettere un po' di attenzione, un po' una pulce nell'orecchio a coloro che ancora magari non sono su questa strada, insomma. Sì, mi farà piacere magari approfondirlo in un'altra occasione, se ci sarà. E volevo segnalare anche un altro paio di iniziative interessanti di cui sono promotore. Allora, una è una pagina Facebook, si chiama Old Rugby Zone, che praticamente è il più grande raggruppamento di referenti di squadre old. E questo l'abbiamo fatto proprio per organizzarci, no? Sui tornei, evitare le sovrapposizioni. E un'altra che è aperta veramente a tutti è Scrittori Ovali, che è praticamente una pagina dove si possono trovare autori che parlano di rugby e non solo, oppure autori che hanno comunque giocato al rugby. Forse è l'unica pagina che mischia rugby e arte, cultura, insomma letteratura. Quindi invito chiunque a registrarsi a Scrittori Ovali.
Scrittori Ovali, pagina Facebook, e l'altra, ricordaci, Hold the Zone. L'altra è Old Rugby Zone. Grande. Perfetto, allora ci Grande. mettiamo in connessione. Queste possono essere anche due indicazioni per coloro che vogliono approfondire, magari in privato con te, quello che è appunto questo discorso del marketing legato alle associazioni Onlus. Grazie Gianluigi, buona serata. Bene, grazie anche a voi, buona Ciao trasmissione. Grande. Vi seguo finché posso. Va bene, grazie mille, grazie. Rimani in connessione allora, fino a quando potrai appunto seguirci. Allora, diamo precedenza per ospitalità agli amici che arrivano appunto dalla Puglia. Siete in transito a Brescia perché? Allora, a Brescia perché grazie al Franciacorta ci ha dato insomma, la possibilità di disputare questo torneo internazionale che si terrà a Cannes e noi qui siamo a Nizza, perdonatemi, a Nizza comunque, Siamo lì, e siamo siamo a lì. poca distanza, sempre Sì, Costa Azzurra, insomma. esatto. E Perfetto. quindi ci hanno dato, ripeto, la possibilità di portare i nostri ragazzi a far fare questa esperienza. Quindi è un torneo per bambini. Sì, è un torneo per bambini che vede impegnate squadre under 6, 8, 10 e 12. E noi siamo in franchigia con l'under 8 del Franciacorta e l'under 10 del Franciacorta. Siete arrivati solamente voi dalla Puglia? C'è qualcun altro? Sì, siamo arrivati solamente noi, ma in serata verrà un altro aereo direttamente, abbiamo già prenotato Ryanair, era tutto per noi, Sì, ma cioè, 175 posti. avete fatto comunque tappa, avete un po' allungato, Sì, diciamo. assolutamente, assolutamente. Franciacorta, quindi, insomma, diciamo, raccontiamo un po' la realtà del rugby Franciacorta, partendo appunto da queste partecipazioni dei bambini. Il Franciacorta nasce 3 anni fa dalla collaborazione tra Ospitaletto e Gussago. Il Franciacorta fa squadre che partecipano dall'under 14 in su, under 14, under 16, under 18 e seniores. Mentre per i rispettivi settori giovanili ci pensano ancora Gussago e Ospitaletto, che poi fanno confluire in questi tornei nazionali e internazionali i ragazzi under 10, under 12, under 6, under 8 assieme per formare appunto squadre Franciacorta per andare a giocare questi tornei nazionali e Ma com'è che il internazionali. Francia Corta pesca in Puglia? Ecco, questa è che Questa 3 anni qua, fa, no, è una storia. spiegaci com'è andata a pescare in No. Puglia. Non è che dici, vabbè, vado a pescare a Monza, a Bergamo, che siamo più o meno. 3 anni fa io e Dario ci siamo conosciuti a un master dell'H formazione a Paderno del Grappa. Ci siamo conosciuti là e da là che è nata questa simpatia, questa collaborazione. Quindi loro vengono da noi l'inverno a giocare e noi andiamo da loro l'estate in vacanza. Beh, che mi sembra ovviamente c'è cioè, molto più conveniente per voi, Sì, perché in Puglia nel no. periodo delle Bellissimo. vacanze, penso che Sono insomma stati l'anno non è un gran scorso, sono sacrificio, stati eh. ospitalissimi, siamo stati benissimo, un posto che consiglio a tutti. Scommetto che vi hanno fatto mangiare. Non lasciamo perdere, per il mangiare abbiamo Ok. dovuto rifiutare, li abbiamo dovuto Beh, è minacciare. abbastanza famosa la Puglia, devo dire, Si per. sono ambientati subito, devo dire la verità. Sì? Cioè, sì, tra bresciani e salentini c'è poca differenza da questo punto di vista. Mancava solo la Non polenta agli uccelli, ma per il lo so. Per resto. il resto c'era tutto. Sì, infatti, ma non riesco a immaginare com'è il terzo tempo. Loro, Loro, infatti. il loro pesante, continuativo e Cioè, è un tour de pressante. force il Sì, terzo tempo in Puglia. non ce la si Non fa, ce la si fa, no, non eh. ce la si può Infatti fare. sono convinto. Ci sono Gli altri loro lavorano ai che. fianchi, noi lavoriamo sulla pancia. C'è Sembra. chi va sui Infatti. fianchi e noi lavoriamo sulla pancia, e questa è la A nostra un certo punto bisogna dire caratteristica. basta perché sennò non puoi stare in piedi. Però si offendono. Sì, però a un certo punto bisogna lasciare che si offendino perché non ce la si può O fare. la sopravvivenza o Non, cerchiamo di spiegargli che ci dobbiamo è fermare. impossibile perché loro partono da una piccola cosa per poi allargarsi sempre più, una macchia d'olio che non si ferma mai e se non gli dai lo stop.
non ci si può Vabbè, resistere. la cucina pugliese, insomma, ragazzi, Siamo è fantastici. tanta roba, come dicono a Roma, sì, la conosciamo un po' tutti, perché un po' tutti siamo venuti in Puglia, perlomeno, almeno per una vacanza, Esatto, in almeno. Puglia, ma in particolar modo nel Salento, Nel perché insomma, il Salento. Salento è la parte più a sud, della Puglia, quella più vicina all'Africa. Diciamo che noi siamo proprio alla fine della Puglia, perché Santa Maria di Leuca, Tricase, insomma, noi siamo proprio. Siete Santa Maria di Leuca, Sì, è sì. il tacco dell'Italia. Esatto. Spettacolare. Esatto, sì, tra i due mari. Che è spettacolare, effettivamente. Se qualcuno, se qualche bresciano non c'è ancora andato, beh, insomma. Io dico sempre, prima di andare giustamente anche a visitare tante altre nazioni, tanti altri mari, insomma, scendiamo un po', perché giusto un po', dai, noi dobbiamo scendere un po', perché altrimenti diciamo che dobbiamo superare perlomeno l'Abruzzo per cominciare a vedere un qualcosa di mare davvero. Poi certo, le cucine, le culture, i terzi tempi ci sono credo in tutta Italia, uno più Esatto, buono esatto. dell'altro, perché devo dire, l'Italia è una delle nazioni in cui si mangia meglio in assoluto, tra le varie province, però insomma diciamo che invece per quanto riguarda il mare dobbiamo almeno scendere. E loro sono un valore aggiunto a tutto questo. Sì. Loro del Tricase, del rugby, sono un valore Raccontateci un aggiunto. po', Dario, la realtà appunto del Tricase. Allora, la nostra è una piccola realtà in crescita, infatti abbiamo pochissimi bambini, anche per via dei problemi che abbiamo avuto, ma grazie ai pazzi di rugby siamo anche in parte riusciti a risolvere, e cerchiamo di diffondere la cultura del rugby anche nel sociale, perché collaboriamo con un'associazione locale, l'associazione Heidi, noi abbiamo il nostro logo qui dietro la schiena, che si occupa della tutela dei diritti dei minori. Lavoriamo principalmente in ambito locale, ma ci siamo anche mossi in occasione del terremoto, per i ragazzi di Arquata del Tronto, con un piccolo contributo che insomma siamo riusciti a recuperare. Quindi avete recuperato anche voi, sempre con un po' lo spirito dei pazzi di rugby. Sì, assolutamente. Infatti, anche con i pazzi adesso abbiamo un altro giochino da fare, vediamo se Ce lo riusciamo a potete dire, portare. Gianluigi, o è ancora top No, no, secret? no, è un progetto che è nato domenica, Esatto. che però, Tanto tempo come fa. tutte le cose velocissime, già oggi ho sentito ancora Federica Nanina Colora, quella di Amatrice, che è già pronta a partire. In pratica, che è il commercio di generi alimentari che possono produrre loro e danno loro. Quindi, anche in tutte le clubhouse d'Italia basta un piccolo segno, di acquisto direttamente da Amatrice per aiutarli anche economicamente, comprando dal pecorino, dal guanciale, tutte robe che Esatto, pecorino, esatto. guanciale, salumi, tutte quelle cose lì, per birra, per dargli una mano a mantenere anche nel territorio là economicamente anche quelle realtà che ci sono nei bordi di Amatrice, sul cratere, ma anche all'interno, che sono ancora un po' ferme, abbastanza ferme. Esatto, è proprio questo il nostro progetto, cioè acquisire da loro i prodotti e distribuirli sul nostro territorio. I fondi che riusciremo a ricavare saranno devoluti, ritorneranno in quei posti. Quindi aiutare, diciamo, la vendita, la Sì, distribuzione. ma chi vuole poco, Assolutamente con sì. poco, basta poco, siamo tantissime clubhouse in tutta Italia. Il progetto si chiama Amatrice. Ma ci vuole poco, basta poco proprio. Bastano dei Giusto? pazzi. Bastano dei pazzi, sì. Sì, infatti devo dire che tutte e due adesso va bene che adesso è passato. Io, Gianluigi, fino alla settimana scorsa avevamo appunto la giornata mondiale dell'autismo, sulla quale torneremo la prossima Sì, settimana, vero settimana, Gianluigi? sì, Con sì, con Eugenio. Eugenia, raccontando un po' com'è andata, come qualche dato ci Grandi numeri. verranno a raccontare, grandi numeri, nonostante la giornata di pioggia battente che ci siamo ritrovati, però è stata veramente Magico. tantissima gente. Ho visto le immagini, torneremo Magico. magari Magico. su questo. E no, era adesso la parrucca viola, che volevo capire a cosa. Cioè,
A cosa era dovuta? La nostra social media manager è lei che ci dà le parrucche, o così. Elena, colpa allora, di Elena. Elena è colpa tua. Elena, okay. È lei che ci... Vabbè. Troppo, ma siamo bene. Troppo seri, se no dopo... Stiamo bene. Siccome dicono che... State benissimo, state una favola. Chip e chop. Nella ma Pierluigi, Gianluigi, scusami, proprio Gianluigi che ci parlava... Gianluigi, sì. Sì, e anche, c'era anche l'altro Gianluigi, sì, Russo, sì, sì, che ci parlava prima di questa iniziativa per le onlus, quindi un po' ricalca la vostra idea dei pazzi di ragno. In pratica è quello che volevamo noi, che quando abbiamo iniziato quel progetto qua, che era un tantam, condividete, copiate, fate, e come vedi anche da Roma, un po' da tutte le parti, anche loro con le loro iniziative, abbiamo tutte le iniziative che bene o male ci accomunano sempre su quel discorso qua. Stefano è una delle realtà, una delle nostre realtà più importanti, ma poi ci sono anche quelle dell'abbigliamento, qualsiasi cosa che parte del ricavato viene devoluto in beneficenza. Ecco Stefano, tu con le birre, che sembrano sempre quelle, ma non è vero, le cambiamo perché nel frattempo vengono bevute, ovviamente. Cioè devi sapere che nel frattempo tu pensi che siano le stesse. Sì, no, ma le teniamo rifornite, work in progress. Esatto, ma non sono le stesse tutte le settimane. Mi offendo, quindi noi non ti preoccupare che non ti facciamo non permettiamo che tu ti offenda, non fatele torto del genere. E quindi anche il discorso della tentadora, Stefano, è un po' così sostanzialmente. Sì, diciamo che è un discorso che è nato con i pazzi rugby, di cui faccio parte anch'io. Grande. E l'idea è quella di far copiare il nostro progetto a tutte la maggior parte delle realtà a livello nazionale, perché con veramente anche le aziende con un piccolissimo sforzo possono aiutare veramente, mettendosi tutti insieme si può aiutare veramente tanto chi ne ha veramente bisogno, insomma. Ecco, questo secondo me, secondo la filosofia che ho anche aziendale, è una cosa meravigliosa. È quello che stai facendo tu sostanzialmente, quello che sto cercando di fare anch'io nel mio piccolo, ovviamente, dalla vendita delle birre. Sì, dalla vendita delle birre parte del ricavato va a aiutare le varie associazioni, e in questo momento nello specifico stiamo collaborando con l'associazione Autismo Insieme qui di Brescia e il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civile di Brescia, e salutiamo tra l'altro il dottor Moreno. Noi abbiamo pronto un servizio, non so se oggi riusciamo a mandarlo perché siamo veramente bravissimo, in tanti, ma comunque lo manderemo magari la prossima settimana, la visita che abbiamo fatto, esatto, al reparto, ed è stato veramente un momento molto bello anche per i bambini, soprattutto, sì. E poi cerchiamo di ritornarci. Cosa volevi aggiungere? Qualcosa? No, iniziative sempre che partono dal ricavato. Anche l'ultima idea che è nata da un nostro amico è quella dell'orso meta, anche lì c'è un orsetto, certo, chiamato Orso Meta, che anche lì parte del ricavato, buona parte del ricavato, sai, cioè che poi quelli che fanno queste cose si impegnano proprio tanto, e il ricavato è abbastanza importante che danno. È un orsetto metà dei pazzi di rugby, che la settimana prossima te lo portiamo, così. Esatto, noi avevamo fatto vedere una foto, adesso non abbiamo la foto da mostrare, però portateci il pupazzo, così perlomeno facciamo vedere il pupazzo e cominciamo a... È andato in produzione questa settimana, ti posso dire che stamattina mi ha chiamato, ma ho finito tutto, ripartiamo subito lunedì con un altro ordine, fa perché bruciati, quindi la cosa è andata benissimo. E anche la vendita di questo pupazzo, una parte va... Una buona parte va, e difatti stamattina ne abbiamo parlato con l'associazione Autismo Insieme, ero sulla congrega a parlarne con loro e gli ho spiegato bene come funziona, perché a volte questa realtà non riescono a capire bene, ma la parte del ricavato viene a noi non tocchiamo un centesimo, non abbiamo neanche un conto, e il ricavato viene direttamente mandato direttamente a queste associazioni, che poi loro creano il contatto diretto e noi ci spostiamo e fanno tutto loro. Punto finito. Quindi voi fate la promozione. Noi facciamo la promozione, facciamo da specchietto, punto, basta, finito. Poi le cose vanno... Ecco, per trovare la promozione, certo, ricordiamo e salutiamo Elena che segue i vostri social. E sulla pagina di YouTube trovate le trasmissioni, esatto, anche quelle passate, queste, esatto, mentre sulla pagina di Facebook potete vedere appunto l'orsetto meta e tutte le iniziative esatto, che ci sono nell'arco della settimana, così un po' come sulla pagina Instagram che è un pochettino più nuova. Volevo tornare un attimo in Francia Corta, allora, la vostra realtà
è una realtà che va in connessione con i paesi vicini, con Gussago, con Ospitaletto. Sì, noi lavoriamo principalmente su Gussago e Spitaletto, però senza tralasciare le varie realtà limitrofe, come possono essere Rodengo, Travagliato, Castagnato, Monticelli. I ragazzi, i bambini vengono da lì, da quelle zone qui. Questa qui c'è Latica, ecco, questa è la zona anche perché, per non spostarci più di tanto, per non andare magari ad invadere territori o... E com'è la risposta in questi territori di bambini? Sì, è buona, adesso la visibilità è molto alta, i ragazzi, le famiglie cominciano a comprendere che non è, C'è anche il rugby oltre il calcio, oltre il tennis, che non è così pericoloso, che non è così brutto da vedersi, ma insegna, porta qualche cosa anche di insegnamento anche a loro e quindi le famiglie cominciano a capire, a crederci e i bambini stanno arrivando, noi ne abbiamo, insomma... Ne abbiamo abbastanza. Ne avete per partecipare ai tornei, Sì, vedo, per partecipare ai internazionali, tornei, quindi sì. anche Con l'aiuto del pescando, anche andando a pescare, esatto, Con l'aiuto del in Puglia, Tricase, sì. vicino in Puglia. Allora ragazzi, noi dobbiamo chiudere la puntata di oggi. Innanzitutto grazie a voi per esserci venuti a trovare, un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando, forti in campo, mi raccomando. Allora, grazie a te Dario, Grazie a un voi buon per l'ospitalità lavoro in e quel della per... Puglia, noi verremo volentieri a trovarti intorno ad agosto, Noi luglio, siamo sai, lì. queste luglio-agosto volentieri, molto volentierissimo. Grazie a parte, in bocca al lupo e buon rientro, buona partita. Ciao Gianluigi, Ciao, grazie buon Paolo, lavoro, sempre, prossima grazie. settimana torneremo appunto sull'orsetto meta, faremo vedere Il quanto c'è punto della stato situazione sul... appunto anche in ospedale con Esatto. l'intervistato dottor Moreno che ci ha raccontato un po' di cose molto interessanti e poi appunto torneremo sul riassunto della giornata dell'autismo. Ciao Perfetto. Stefano, buon lavoro anche a te. Grazie, buonasera a tutti. Quando tu sei in zona, portaci. Quindi. Allora, grazie a voi per averci seguito e naturalmente buona serata.